Stasera parte la fase finale della Nation League, ci saranno semifinali e finali in meno di 4 giorni e quindi ragazzi, quale miglior momento per andare a simulare tutta la fase finale della Nation League, le due semifinali e la finalissima, e c'è anche l'Italia, quindi ragazzi, let's go, andiamo dentro con il video. Allora ragazzi, come vedete siamo già qua sulla schermata delle partite. Le due semifinali sono Olanda-Croazia da una parte e Spagna-Italia dall'altra. E la finalissima invece sarà ovviamente tra le due squadre che vinceranno, speriamo, l'Italia contro una di queste due. Ma visto che non siamo dei maghi raga, possiamo provare a pronosticare il tutto qua su FIFA 23. La prima sfida, quella che si gioca già stasera, è Olanda contro Croazia. E quindi partiamo così. Ho messo la modalità mondiali raga, perché almeno ci sono tutte le grafiche belle invece che quelle normali di calcio d'inizio. Anche se questo non è il mondiale ma la Nation League, vabbè, dettagli. Ragazzi scusate ma sono dovuto andare sulla modalità normale perché volevo mettere le formazioni uguali a quelle che ci saranno nelle partite reali, solamente che dovevo fare le convocazioni perché alcuni giocatori non erano convocati e andando poi su modalità mondiali non ti conta le convocazioni che hai fatto, quindi dobbiamo andare su partita classica, ma cambia niente, è solo una cosa a livello grafico. E dunque queste sono le due formazioni, sono le stesse che giocheranno questa sera. Unica roba raga, nella Croazia alla destra gioca un certo Perkovic. Un 2003 su FIFA o non c'è o non l'ho trovato io e quindi mettiamo Orsic che va bene lo stesso. Let's go con la prima semifinale, andiamo. Entrano in campo le due squadre ma a noi questo non interessa, a noi interessa solamente andare su impostazioni, seleziona lato e far fare tutto quanto al computer. Tutto fatto? Ok, qua. 3, 2, 1, let's go, buona partita, buona semifinale. Bene, iniziato il match, vediamo un po' che succede. Vediamo quale squadra affronterà in finale o l'Italia o la Spagna. Tra l'altro l'Olanda con Xavi Simmons, raga, unica punta davanti come falso 9. Xavi Simmons, tanta roba raga, tanta roba quest'anno, ha fatto il devasto in Eredivisie. Occhio subito alla Croazia, Kramaric. Kramaric contro Van Dijk, Kramaric cerca lo spazio, la palla rimane lì, Brozovic, Modric, Orsic! Quello che non doveva giocare la risolve così, anzi, la apre così, un gol assurdo, 1-0 Croazia! Comunque la Croazia, raga, ha sempre dei giocatori incredibili, cioè ma vi rendete conto che hanno a centrocampo Modric, Brozovic e Kovacic? Cioè, ok, ancora la Croazia pericolosa, Kramaric, vogliono fare loro la partita, vogliono andare sul più 2. Brozo, vada Kovacic che palla per il capitano, per il numero 10. Se l'è divorato Modric, tiene aperta la sfida. Ora l'Olanda, Gakpo, deve cercare qualcosa dentro, una giocata, una magia, Gakpo la trova, la magia in De Ron. Non il migliore a calciare in porta e si vede, Livakovic, para. Tra l'altro l'Olanda a centrocampo ha schierato Wiffer, raga, vi giuro, sono impazzito a trovarlo, ma l'ho trovato, non so chi sia. L'autore del gol che ha aperto la sfida va per Stanisic, ancora dentro Osic, ma come giocano? Come giocano i croati? Perisic, mamma mia, fa la barba al palo il giocatore dell'Inter. Anzi, mi sono appena reso conto che ho fatto una gaffe clamorosa, non gioca più all'Inter, gioca al Tottenham, non so perché ho flashato così, vabbè, non importa. L'Olanda però c'è, una bellissima partita fin qui. Non è vero, ma che gol ha fatto in rovesciata di prima da calcio d'angolo, Cody Gakpo, 1-1, mamma mia, fatemelo rivedere, vi prego. De Jong, palla dentro e arriva Cody Gakpo, mamma mia, spettacolo. La Croazia però vuole chiudere il primo tempo in vantaggio, allora Kovacic al 45esimo, dentro per Perisic, si gira dallo stesso lato, questa volta la para Bislow, palla tagliata, dentro, mette fuori Xavi Simmons, l'arbitro non fischia, siamo oltre di 2 minuti, e allora Modric allarga per Perisic, Bislow, questo calcio d'angolo non lo fa battere, siamo nello spogliatoio, 1-1. E allora riparte il secondo tempo, altissimo il pressing della Croazia, l'Olanda riesce a uscire in qualche modo, sì, e ora può partire addirittura in contropiede, De Ron, la partita adesso è bellissima, che palla per De Ron, occhio a Xavi Simmons dentro, vogliamo il gol del gioiellino olandese, De Ron, la magia, il tiro ancora, mamma mia che gol, stava segnando pure lui in mezza rovesciata, la para Livakovic, ma nulla può sulla ribattuta, 2-1, ha segnato il golden boy, ottima scelta del mister di metterlo titolare come falso 9, che giocatore Xavi Simmons, che giocatore, si parlava tanto di lui in passato, sembrava essere un flop e invece è sceso in cattedra, sta diventando un campione. Kramaric, l'occasione per il 2-2, Kramaric deve fare qualcosa, va da Stanisic, Brozovic può provare il tiro, facile, non gli è riuscito in finale di Champions, gli riesce in Nation League,
palla che va sotto la traversa, 2-2. Posso dire, raga, che qua ci sono grosse colpe del portiere. Cioè, era un tiro veramente ambiguo. Fatemelo rivedere. Ma dai, ma come fa a non prenderla? Vabbè, 2-2. Ora l'Olanda. Non sembra voler esserci una pausa in questa partita. Bergwijn dentro per Xavi Simons, che lascia scorrere incredibilmente. La palla rimane lì. Ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo in questa semifinale di National League? 77 sul cronometro. La Croazia in avanti. Orsic. Vogliono trovare il gol del vantaggio, che sarebbe decisivo. Letale! Letale come il tiro di Kramaric. Sotto l'incrocio, la ribalta la Croazia. 3-2. Posso dire, raga, che abbiamo iniziato questo video e questa fase finale di Nation League con una partita clamorosa. Clamorosa. Se fanno pure il 3-3 impazzisco. Bergwijn. Attenzione. Xavi Simons. A spazio Livakovic. Vada Xavi Simons. Che vada Bergwijn. Vogliono giocarsi bene l'ultima. Un minuto di recupero. O adesso mai più. Attacco finale. Weghorst. Appena entrato, credo, non lo so, sì, Gakpo, la palla rimane lì, Gvardiol la mette fuori, la Croazia vince 3-2, la Croazia, e in finale andrà a affrontare una tra Italia e Spagna, quella che vincerà la prossima sfida, e allora, let's go con la seconda semifinale, forza azzurri. Ed eccoci dentro con la seconda sfida, siamo già sulle formazioni Italia-Spagna, l'Italia si schiera con un 4-3-3 di Lorenzo Acerbi, Bastoni, Di Marco, Verratti, Giorginio, Barella, Pellegrini, Chiesa e Retegui. Raga, Retegui ho dovuto ricrearlo perché purtroppo sul gioco è ancora argentino, non si può cambiare la nazionalità e quindi non c'era modo di inserirlo, vabbè, l'ho ricreato, gli ho messo 82 di overall, che secondo me per come gioca in nazionale ci può stare. Dall'altra parte la Spagna, un 4-3-3 abbastanza classico, l'unica roba, ho visto che nelle formazioni probabili c'è questo Zubimendi, che non so chi sia, al posto di Pedri, e quindi va bene, mettiamo Zubimendi al posto di Pedri. Morata, falso 9 alla Xavi Simons. Altra cosa, in difesa loro avevano Lenormand, raga, però Lenormand nel gioco è francese, e quindi non potevo metterlo, non mi sembrava il caso di creare Lenormand, tanto è un difensore, e quindi gioca Garcia. Ah, mi sono dimenticato di mettere la porta. A sto punto noi mettiamo la porta al posto di Garcia e la risolviamo così. Perfetto. Ragazzi, le squadre entrano in campo. Non ci resta che dire una cosa. Forza azzurri. Vogliamo la finale di questa UEFA Nation League contro la Croazia. Sì, contro la Croazia. Dai. Le squadre entrano in campo, ma anche questa volta non ci interessa, ci interessa solamente mettere tutto in mano al computer, perché non ne voglio sapere niente, che poi mi dite, ma controllavi l'Italia, bla 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 bla, no, non controllavo nessuno, andiamo! Ah, tra l'altro raga, mi stavo quasi dimenticando, commentate qua sotto scrivendo secondo voi in questo video e poi anche nella realtà quale squadra vincerà la Nation League. Vediamo se indovino io con questa simulazione o se indovinate voi nei commenti. Chi ci prende si becca il cuoricino. Dai, regà. Ora concentriamoci su questa partita. Andiamo. Zubimendi dentro per Olmo. Subito la Spagna. Gioca proprio da Spagna con il tiki-taka. Extra passaggi davanti. Per fortuna abbiamo capito tutto. E allora Retegui. Andiamo subito avanti noi. Verratti. Chiesa! Unai Simon. Perché non gioca De Gea? Boh, vabbè. Verratti, Marcolino. Chiesa per l'1-0. Chiesa, ma cosa fai, Chiesa? Boh, vabbè. Occhio alla Spagna, Zubimendi, che non so chi sia, ha messo una palla magica per Morata. Fuorigioco, buono, Morata è sempre in fuorigioco, ricordatevi questa cosa nel calcio. Nella vita Morata è sempre in fuorigioco. Mi ricordo ancora uno Juventus-Barcellona con Morata che aveva fatto tripletta, ma tutti e tre annullati per fuorigioco, incredibile. Barella, per Retegui, che palla per Chiesa. Chiesa, questa volta fai qualcosa di buono! Come all'europeo, la mattonella era più o meno la stessa, la palla va a insaccarsi di nuovo lì sotto l'incrocio e allora la Chiesa è di nuovo al centro del villaggio, 1-0. Spagna però non ci sta, vuole subito tornare in partita. Jordi Alba, loro giocano palla a terra, loro giocano sicuramente meglio di noi, ma ciò che conta è che l'Italia è avanti. Morata dentro, Asensio, mamma mia, ma che gol ha fatto. Ma vabbè, 1-1. Indovinate un po' chi è appena stato fermato in fuorigioco, ragazzi? Sempre lui, Alvarito Morata. Che poi, sì, no, fuori gioco. E allora Verratti, allo scadere del primo tempo, per andare in vantaggio. Verratti, non è mai stato così veloce, ma non importa. Verratti, Chiesa, scarica. Di Marco, fai qualcosa. Che devi fare, Di Marco? Non lo so che devi fare. Giorginio, Di Marco, Verratti ancora, il velocista. Chiesa, prova il tiro a giro da lì, Di Marco. Unai Simon, calcio d'angolo, c'è tempo. La mette molto bene dentro. La prende male Acerbi. Termina il primo tempo, 1-1, l'Italia c'è. Palla per Olmo, regolare, incredibilmente, fermatelo. Acerbi, come contro Haaland, un muro, a terra Olmo. Bene però l'Italia che recupera la sfera. Verratti, per Chiesa, Chiesa cerca Retegui, non lo trova, deve andare da solo Chiesa. Mi sa che devi fare tutto da solo, Chiesa, la prodezza, non va. Occhio però all'errore, Giorginio! L'errore di Unai Simon, l'ho detto! Perché non avete messo De Gea? Ha fatto un errore clamoroso, ne approfitta Giorginio, che non era distratto, la prende e calcia in porta, 2-1! Cosa ha combinato, ragazzi, Unai Simon? Fatemi vedere.
Un rinvio tremendo, tremendo. Ma come fa un portiere della nazionale a fare ste cose? Vabbè, in teoria ragazzi il portiere della nazionale dovrebbe essere il miglior portiere di tutto il paese e fa questo errore. Vabbè, ora si soffre. Tutti dietro, bisogna boxarsi. Di Lorenzo, Barella, 87. Una sola cosa bisogna fare, tenere la palla. Pellegrini, vai la bandierina. Vai la bandierina, Pellegrini, bravo. La giocata migliore della partita che puoi fare è questa. Vai la bandierina. No, perché? Perché diamo l'ultima occasione alla Spagna? 90esimo, uno di recupero. Fai un fallo, fai qualcosa, non lo so. Pau Torres, attenzione, è finita. È finita. L'Italia va in finale, elimina la Spagna. E adesso, finalissima, Italia, Croazia. Vediamo un po' chi la alza. Ragazzi, le formazioni, visto che non so quali saranno le probabili formazioni della finale, perché ancora non si sa quale sarà la finale, sono le stesse della semifinale. Quindi l'Italia col 4-3-3 con davanti Retegui, dall'altra parte la Croazia col 4-3-3 con davanti Kramaric e con il super centrocampo Modric, Kovacic e Brozovic. Vediamo un po' chi vince, forza azzurri, let's go. Entrano le squadre in campo, questo è il pallone della sfida, sotto la pioggia, Retegui tra l'altro capitano, va bene? Vi faccio vedere che anche questa volta raga non comando nulla io, quindi in mezzo da una parte, in mezzo dall'altra e godiamoci insieme la finale della National League Italia-Croazia. Parte bene la Croazia, hanno vinto con l'Olanda e vogliono confermarsi, occhio come giocano, Orsic che ha fatto un gol clamoroso nella prima sfida, Kovacic ancora Orsic, bisogna fermarlo in qualche modo, Stanisic non ci sto capendo niente, bravo Acerbi. Comunque vorrei capire per quale criterio il gioco ha messo titolare Retegui, che è l'unico giocatore creato tra l'altro. Vabbè, non mi faccio domande. Perisic, Acerbi, un muro. E allora Pellegrini per Verratti, l'MVP della scorsa partita va da Chiesa. Chiesa, Verratti, attenzione la palla rimane lì. Jorginho ancora, non ci credo, Livakovic a mano aperta non si è neanche buttato. Mi sa che la vogliono aprire loro la sfida, c'è Kovacic lanciato in contropiede, qualcuno fermi Kovacic, ma quanto corre Kovacic, attenzione Jorginho. Ultima azione del primo tempo, Barisic, purtroppo è della Croazia, Modric, 1-0. Ci siamo fatti fregare così, imbucata laterale, avanti la Croazia 1-0, non bene, Retegui deve svegliarsi, Mancini io valuterei dei cambi nel primo tempo, te lo dico. Iniziato il secondo tempo, purtroppo con la Croazia avanti 1-0 e con la Croazia che sta ancora spingendo, vuole farne un altro, Kramaric, Perisic, occhio Perisic dentro, bastoni meno male, ma bisogna darsi una sveglia ragazzi, così non si va da nessuna parte. Kramaric ancora, la Croazia, Modric dentro, Kramaric 2-0, magico, che vi devo dire, è stato bravo a non tirare, è stato bravo a passarla e Modric non sbaglia mai, doppietta del capitano, doppietta del 10. Primi cambi intanto per l'Italia, che le prova tutte, dentro Immobile, fuori Jorginho, una punta per un centrocampista. 70esimo in arrivo, 2-0 per la Croazia, serve un miracolo agli azzurri. Tanto quest'anno raga, le squadre italiane perdono tutte le finali, cioè è una cosa incredibile. Hanno perso la finale di Conference League, di Europa League, di Champions League e quindi ci sta che perdiamo pure la finale di National League. Le italiane sfortunatissime raga quest'anno. O meglio, hanno fatto dei bei cammini, però poi in finale non ce la fanno. Ah, tra l'altro aggiungerei anche finale del Mondiale Under 20, persa, pure quella, ovviamente. Italia-Uruguay, 1-0, vabbè. Qua però non è ancora finita. Pellegrini, Di Marco, Ciro! Mamma mia che difesa, ma c'è un calcio di punizione importante. Per riaprirla, bisogna metterla dentro. Verratti, guarda l'incrocio dei pali, guarda quella ragnatela, devi toglierla. No, perché calciare Teghi? Ok. Parte Verratti, palo, gol, Retegui, solo così potevi segnare, ma l'importante è che l'hai fatto, 2-1, siamo ancora vivi, dai. Ora sarà un finale di fuoco, 12 minuti più recupero, dove l'Italia deve provarci, fino all'ultimo. Mister, metti oltre offensivo, io non posso farlo, no, adesso no, così fa male, l'avevamo appena riaperta e Kovacic la richiude, 3-1, ma tra l'altro quanto è uguale Kovacic, impressionante. Incredibile ragazzi, la Croazia che forse tra le 4 squadre era la meno favorita per la vittoria finale, la sta per alzare, ma occhio a Ciro Immobile, 3-2, l'Italia non muore mai. Ora bisognerebbe recuperare la palla e andare a fare un gol, o almeno provarci, ma il problema è che la Croazia sembra non avere neanche intenzione di superare il centrocampo. Invece il centrocampo lo superano, Modric, 88, recuperiamola in qualche modo, adesso, Donnarumma, bravo, spazzala via, butta la palla e prega, Acerbi, va da Di Marco, c'è ancora tempo per costruire l'ultima, Di Marco, dai che urlo tantissimo se facciamo il 3-3, Immobile, parti Retegui, ok, Immobile, dall'altra parte, Retegui, perché calci, non ci credo, replay, perché hai calciato Retegui, avevi tutta la porta, ma sei pazzo Retegui, potevi andare dritto, per quale motivo hai calciato da qua, spiegamelo Retegui, era gol sicuro, mamma mia Retegui,
E allora ultima azione, sale pure Donnarumma, tutti dentro, Di Marco. Flashback della finale di Champions. Di Marco è rovesciata qualcuno. Non è finita. Era Chiesa. Di Marco. Di Marco. Prova qualcosa di magico il tiro di Lorenzo. La palla rimane lì. Immobile. Immobile ancora Livakovic. Non ce lo fa battere l'altro angolo. Non ce lo fa battere. Complimenti all'Italia. Ci ha provato fino alla fine. Però vince la Croazia. Che partita. Che finale emozionante. Mamma mia. Che spettacolo. E ragazzi, purtroppo non c'è la premiazione perché non c'è la Nation League su FIFA. E quindi con i giocatori che rientrano negli spogliatoi, con la Croazia che festeggia, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace e un'iscrizione qua sotto. Da Venom è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!